La parziale buona notizia è che ieri è arrivata la disposizione da parte della Direzione Generale della parziale riapertura dell'ostetricia. L'unica buona notizia è la parziale riapertura del reparto di ostetricia dell'ospedale di San Severo, struttura non Covid. Ma per medici e sindacati non basta, perché a San Severo, dove rimane chiusa pediatria, si muore anche di altre patologie. Santo Mangia, Unione Sindacale di Base. San Severo ufficialmente conta 4 morti per coronavirus. Dai dati che lui è riuscito a estrapolare, facendo una media degli ultimi anni dei decessi per periodo, e in riferimento proprio a questo periodo, ci sono qualcosa come 40-45 morti in più. Gente che sta morendo in casa e non sappiamo né se è dipeso dal virus, né tantomeno se è da altre malattie che comunque ci sono, comunque il coronavirus non ha debellato. E per questo noi continuiamo a chiedere alla Direzione Generale che i presidi non messi nel circuito del coronavirus siano potenziati proprio perché le altre malattie purtroppo esistono ancora e la gente deve essere tutelata. E nel frattempo si attendono nuove direttive dall'ASL Foggia. Noi intanto aspettiamo altre direttive da parte della Direzione Generale proprio perché la nostra speranza è che il presidio, ma non solo di San Severo, anche perché alla fine, quando finirà, e speriamo subito, questa epidemia, questa pandemia, si debba ripensare completamente al Servizio Sanitario Nazionale, perché oggi stiamo pagando amaramente i tagli degli ultimi 30 anni nella sanità. E non può essere che si ritorni a quella normalità che ci avevano insegnato sino a poco tempo fa.